Grazie a Fabrizio Gibuni, grazie a Eugenio Corzio che ha scritto, immaginiamo con quanto dolore, queste pagine. Ora siamo al confronto tra i ragazzi delle scuole che sono qui con noi, la ministra della giustizia Marta Cartabia e il procuratore di Roma Francesco Lovoi. Allora io chiedo a Sofia Fermariello della quarta del Virgilio Plesso Cadlolo della primaria di fare la sua domanda, che è stata preparata, immagino. Dov'è Sofia? Eccola Sofia, vieni. Sofia, cosa vuoi chiedere alla signora ministra? Aspetta che mi tolgo, così tu puoi vederla e puoi farle la tua domanda. Buongiorno. Vai, avvicinati alla ministra. Sì. Quando è venuta la figlia di Vittorio Corsio in classe, lei e la maestra ci hanno spiegato di questi anni di piombo in cui hanno ucciso molti magistrati e politici. Secondo lei ritorneranno gli anni di piombo? Sbagliavo. Sofia, mi piacerebbe poterti dire sicuramente no. Mi piacerebbe proprio, perché si sente nella tua domanda che hai capito bene come erano brutti quegli anni di piombo per tutti i cittadini, non soltanto per quelli più esposti, i magistrati, le forze dell'ordine, chi aveva incarichi istituzionali. Facevano un po' paura quelle immagini, eh? Quegli anni sono finiti ed è stato sconfitto quel modo di portare avanti le proprie idee, le proprie convinzioni, fatto di violenza, di odio, di stragi, di bombe. Io un pochino ancora me li ricordo, solo gli ultimi anni. Facevo già l'università e mi ricordo che qualche volta arrivava qualcuno e ci diceva: scappate, scappate, eravamo lì a studiare, perché si temeva, c'era sempre tanta tensione anche quando si camminava per strada o si facevano le cose normali. Sarebbe bello poterti dire di no, ma perché questo no sia sincero e non sia una presa in giro nei confronti della tua generazione, di voi ragazzi e di quelli che verranno, bisogna lavorare tutti insieme. L'hanno già detto in tanti, l'hanno già detto a partire dal messaggio della senatrice Segre, poi Zingaretti, tutti l'hanno detto. Bisogna non dimenticare, l'abbiamo sentito, no? Quel bel titolo di quel libro, non dimenticare, non odiare. Bisogna far memoria. La senatrice Segre, che ha vissuto anni ancora più brutti, perché Auschwitz era una cosa orrenda, non so se l'hai già studiato, se lo studierai, ha fatto scrivere a Milano, nella stazione centrale, dal binario 21, dove partivano i treni che andavano ad Auschwitz, ha fatto scrivere un'enorme scritta, enorme veramente, con scritto indifferenza. Perché il peggior nemico, il peggior pericolo che ritornino davvero quelle forme di violenza così aggressive, così spaventose, è essere indifferenti. Tutti, anche voi. Allora, che cosa vuol dire fare memoria, però? Sicuramente sono già state dette tante cose: studiare quella storia, capire bene cos'era successo. È stato detto dal presidente Zingaretti, però, anche fare propri quei valori, non soltanto sapere i fatti storici, anche capire che difendere le proprie idee, le proprie convinzioni con odio e violenza è sempre qualcosa che distrugge tutti. Ma io vorrei aggiungere una piccola cosa. Secondo me la cosa più bella della giornata di oggi è che ci sono stati presentati alcune persone, alcuni testimoni molto interessanti. Vittorio Corsio innanzitutto, perché è il protagonista di questa giornata, però abbiamo sentito anche parlare di Aldo Moro, abbiamo sentito parlare di Walter Tobagi. Allora a me verrebbe da dire a voi ragazzi:
Fatevi raccontare chi erano, come hanno fatto, qual era il loro segreto, come hanno fatto a essere così diversi in un contesto che era violento, di aggressione, di distruzione. Invece loro tenevano duro e sapevano costruire. Qual è il loro segreto? Qual è il loro ideale? Perché la cosa più importante è che anche voi diventiate grandi come erano grandi loro. Grazie, grazie. Grazie Sofia. Procuratore, la domanda era rivolta anche a lei. Prego, procuratore. Si ricorda la domanda? Sì. Gli anni delle stragi possono tornare? È la domanda dei ragazzi, evidentemente la domanda che, parlando con i loro maestri, con i loro professori, questa paura poi è venuta fuori. Potrei sottoscrivere De Plano senza neanche riflettere la risposta che ha appena dato la ministra Cartabia con riferimento al terrorismo, ma consentitemi una brevissima premessa. Premessa che nasce dal fatto che, come tutti sapete, gli anziani, categoria alla quale io ormai appartengo da un bel po', si emozionano con molta più facilità dei giovani, e facendo ormai da un po' parte di questa categoria non riesco a sottrarmi in occasioni particolari, e questa è una delle più significative a cui mi è capitato e mi sta capitando di partecipare, non riesco a sottrarmi a delle forme di emozione che raggiungono una caratteristica e una forza particolare, perché non sono rivolte agli addetti ai lavori classici, quali solitamente ci si incontra, magari per dirci cose che conosciamo, sia chi parla sia chi ascolta, e con fatica riusciamo a tirare fuori una qualche idea, un qualche suggerimento che può essere utile ad andare avanti o a trovare qualche nuova soluzione. No, oggi abbiamo un metodo diverso, ed è questo uno dei motivi davvero importanti per i quali voglio ringraziare la Fondazione Accorsio e tutti coloro, a parte in particolare Vittorio che ha insistito per avermi oggi qui, e tutti coloro che hanno contribuito alla organizzazione di questa giornata. Qual è questo metodo? Non è più il metodo di coloro che sanno e vanno a parlare ai giovani nelle scuole. Questo nuovo metodo, che credo funzioni e sono convinto riuscirà a portare risultati decisamente superiori a quelli che siamo riusciti con fatica ad ottenere sino ad oggi, e fa sì che vi sia una sorta di spostamento dell'asse dell'informazione, che diventa una richiesta di informazione, una richiesta di conoscenza. Oggi sono gli studenti, e qui ce ne sono tanti di varie età, ed i loro professori, i loro insegnanti, che ringrazio, ci tornerò, che ringrazio particolarmente, che ci offrono una loro conoscenza, una loro visione, una loro lettura, e ci chiedono cosa fare. E allora, infatti, rispondo, Sofia è andata dritta, no? Ha detto: ma questo periodo, allora, delle stragi può tornare? E allora rispondo: anche qui basterebbe rispondere con la frase di Eugenio Accorsio: pentitevi tutti. Tutti gli appartenenti a Cosa Nostra che ancora non l'hanno fatto, io parlo di mafia evidentemente, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, ebbene,
enormi risultati si sono raggiunti grazie all'apporto dei collaboratori di giustizia, l'enorme lavoro svolto dalle forze dell'ordine, oggi qui rappresentate ai massimi livelli, svolto anche dalla magistratura, va tutto bene, ma non basta. Anche qui non basta. O si lavora tutti insieme, o si recupera quello spirito che portò alla fine di maggio e ai primi di giugno del 1992, subito dopo la strage di Capaci, a formare quelle catene umane di decine di migliaia di persone che riempivano le città da un lato all'altro, di ragazzi, di giovani e di anziani. O si recupera quello spirito, o si ricomincia a collaborare tutti verso la stessa direzione, o altrimenti buona parte di quel lavoro è, non dico che sarà stato inutile, ma non riuscirà a produrre quegli altri risultati indispensabili che dovrà produrre affinché non vi siano più, anche questo è stato detto, voglio tornarci solo per citarlo, non vi siano più delitti senza mandanti. Ce ne sono ancora troppi, in cui se ne conosce qualcuno dei mandanti, ma non si conoscono tutti, ce ne sono degli altri occulti. Non sarà completata la nostra opera finché non li avremo scoperti tutti. Grazie, c'è un gran lavoro da fare, forse anche un suggerimento agli studenti più adulti, no? Allora, adesso è la volta di Jacopo Pirini, del quarto liceo Guglielmo Marconi di Pesaro. Buongiorno. Incoraggiamento, dove sei? Eccoti. Allora, la definizione di giustizia è un po' come la definizione di tempo di Agostino, ovvero ognuno di noi pensa di conoscerne il significato finché qualcuno ci chiede di spiegarlo. E questo accade perché la definizione di giustizia non trova un accordo con tutti su cosa è giusto e cosa no. Quindi, concretamente, nelle scuole come si possono avvicinare i ragazzi al concetto giusto di giustizia? Ministra Cartabia. Grazie Jacopo. Mi è molto cara quella citazione di Sant'Agostino, perché è vero, il tempo tutti sanno cos'è, poi quando ti chiedi ma cos'è il tempo, prova a spiegarmelo, non lo sai, la giustizia è uguale. Però c'è un punto su cui secondo me siamo tutti ben attrezzati, a qualunque età, dai ragazzi più giovani dell'elementare ai più grandi e più anziani, cui facciamo parte tanti di noi. Quando ci facciamo la domanda cos'è la giustizia, balbettiamo, non siamo capaci di dirlo, ma anche quelli che studiano tanto, io ho letto un sacco di libri sulle teorie della giustizia, ci sono biblioteche intere, non c'è uno che va d'accordo con l'altro. Ma quando ci facciamo la domanda, Sofia, Maria, Jacopo, Giuseppe, Francesco, ti è mai capitata un'ingiustizia? Pensateci bene. Ce l'avete un episodio nella vostra giornata in cui vi, nella vostra giornata, nella vostra esperienza, in cui vi è affiorato quasi senza riuscire a contenerlo la parola ma non è giusto? Io mi ricordo che i miei figli, era dopo aver imparato a dire mamma e papà, subito hanno imparato a dire non è giusto, forse la terza parola, perché è una esperienza, un'esigenza di tutte le persone, quella di contrastare una prevaricazione, un'aggressione, un'ingiustizia, un professore che magari a scuola ha fatto un favoritismo, qualcosa di questo genere, capita a tutti, a qualcuno capitano fatti più gravi e allora l'esperienza dell'ingiustizia è più bruciante. Da dove partire per arrivare a un'idea di giustizia è prendere sul serio, tremendamente sul serio,
questa esperienza di ingiustizia. È da lì che poi nascono tutta quella teoria di norme, codici, strutture, giudici, procuratori, ministri, CSM, tutto quello che fa parte del mondo della giustizia. È un tentativo di rispondere all'esperienza dell'ingiustizia che cambia sempre nella vita personale e nella vita sociale. Perciò non arriviamo mai a metterci d'accordo su che cosa è veramente la giustizia, perché le espressioni dell'ingiustizia si trasformano, lo dicevamo prima, lo diceva mi pare il procuratore Greco, quando le mafie si trasformano, magari non sono più quelle che fanno saltare le automobili o fanno le stragi, ma diventano quelle che mettono le mani sulle ricchezze del paese o sull'ambiente. Ma allora come veramente arrivare a comprendere sempre di più che cos'è la giustizia? Non mettete mai a tacere quella reazione che vi sorge dentro di fronte a un fatto di ingiustizia, di fronte a un comando ingiusto. Avete letto Antigone? Oh, non si è fermata, eh? Di fronte al comando del suo re che le diceva di non seppellire suo fratello, se anche quel comando è ingiusto, tu non riesci a fermarti. Io non sto invocando e non sto suscitando l'anarchia, guardo le forze dell'ordine, alle leggi bisogna obbedire, ai comandi bisogna obbedire. Però quando un comando è così evidentemente ingiusto, non si può semplicemente tacere. Allora io direi partiamo dalle nostre esperienze di ingiustizia e poi piano piano capiamole nella storia. La giustizia è sempre un'incompiuta, ma ci sono delle opere artistiche bellissime che sono incompiute. Pensate all'incompiute di Schubert. Allora è un'incompiuta, ma bisogna continuare ad andare a cercarla. Io farei così. Procuratore. Ma noi abbiamo nel nostro passato, nazionale, ma non solo nazionale, una tradizione di autori importantissimi. A partire dall'antica Grecia, i quali tutti in un modo o nell'altro si sono in qualche passaggio dei loro scritti soffermati sul concetto di giustizia. Abbiamo il massimo dei nostri poeti che si è preso addirittura la briga di creare le categorie delle ingiustizie, anzi degli ingiusti, per distinguerli dai giusti e per distinguerli con riferimento ai luoghi dove avrebbero dovuto vivere, in qualche modo, nell'aldilà. Credo che innanzitutto leggendo, studiando, imparando tutti questi principi che vanno oltre la giustizia formale, che vanno oltre le strutture tipiche di ciascuno Stato, che poi ciascuno Stato costruisce a modo proprio. Il concetto di giustizia che noi pratichiamo e condividiamo nei paesi dell'Unione Europea, oggi potremmo dire in quasi tutti i paesi dell'Unione Europea, ma non è un tema su cui mi addentro, non sono esattamente sovrapponibili ai principi di giustizia che vengono proclamati e praticati purtroppo in altri paesi. E allora
alla domanda qual è la giustizia, come facciamo a riconoscerla, è davvero difficile, come diceva la ministra Cartabia, dare una risposta e dare una risposta univoca. Ognuno la legge a modo suo, però ecco, anche qui sono d'accordo con una cultura che si va formando e con una cultura che si basa e non può non basarsi sulla memoria, perché la memoria è cultura, e noi siamo in grado di riconoscere e di riconoscere subito l'ingiustizia. Quella siamo immediatamente in grado di riconoscerla, chiunque di noi, nel quotidiano, nelle cose piccole come in quelle grandi. E allora lì un aiuto ce l'abbiamo. Appena riconosciamo l'ingiustizia, sappiamo che la giustizia è quella che sta dall'altra parte. Sembra una banalizzazione, ma specie fra voi giovani e su certe problematiche purtroppo gravi e che purtroppo finiscono col diventare oggetto di nostre attività, delle forze di polizia, della magistratura, per svolgere un'attività orribile, gravissima, che è il compimento di indagini nei confronti di ragazzi, di ragazzini, a volte quasi di bambini. Ecco, si verificano dei fatti non ingiusti, orrendi, anche tra le vostre fasce di età, negli ambienti che a volte voi frequentate inavvertitamente, rendendovi solo dopo consapevoli di essere stati per caso coinvolti o a conoscenza di qualcosa che era ingiusto. Cominciamo da lì, cominciamo a combattere questi fenomeni. Oggi leggevo sui quotidiani di risse organizzate da bande di tredicenni, 13-15 anni, e non ci vuole molto a rendersi conto che tutto ciò giusto non è, cioè è contro i principi più semplici della vita sociale, che è una vita fatta di comunanza di interessi, di comunanza di scopi. Tutto questo è ingiusto. Cominciamo a combattere questo, cominciamo a isolare questi fenomeni. Sarà più facile riconoscere come raggiungere forme di giustizia più avanzate. Grazie procuratore. E adesso c'è Elena Cesati del quinto liceo Plinio, che ha una domanda semplice ma molto interessante, perché, prego, non voglio spoilerare nulla, come si dice, vai. Lo scorso anno il nostro liceo ha lavorato al progetto La giustizia adotta alla scuola, in collaborazione con la Fondazione Occorsio. Si è lavorato sulle parole più significative per noi studenti rispetto alla legalità e al ruolo del magistrato. Per esempio libertà, solitudine, educazione, condivisione e costituzione. Se voi doveste individuare delle parole più significative, quali scegliereste e perché? Grazie. Le parole più importanti, no? Per il concetto di legalità. Ministra. Sempre io? Sì, sì. Grazie, bella questa domanda. Sì. Tra l'altro mi è fatto venire in mente che c'è un progetto di un mio caro collega costituzionalista che lavora proprio sulle parole, e essendo un costituzionalista però sceglie le parole della Costituzione. Ecco, io direi, partirei da lì, partirei dalle parole chiave della Costituzione, che vanno evidentemente da libertà, eguaglianza, democrazia, lavoro, solidarietà, diritti, doveri. Ci sono tante parole importanti, io ne sottolineo una che di solito sfugge un pochino all'attenzione. La sottolineo perché mi ha fatto fare una lezione agli studenti proprio su questa parola, ho dovuto lavorare un sacco, e mi ha detto: prova a parlare agli studenti della parola rispetto. Sembra un po' più lontana, no, dall'idea della legalità o dal canone
tradizionale delle parole che compongono il nostro vocabolario delle democrazie o della Costituzione, però la parola rispetto, adesso non vi rifaccio tutta quella lezione, però ti faccio notare una cosa, che nella Costituzione è usata in due modi. Uno è il rispetto della legge, per esempio quando si chiede fedeltà, rispetto delle leggi in generale, insomma il rispetto della legalità, e questo è il primo pilastro. Il secondo pilastro è che chiede alle leggi, in particolare ce n'è un cenno chiaro nell'articolo 32 sul diritto alla salute, che le leggi rispettino la persona. Allora, interessante, no? Perché dalla stessa parola rispettare, che vuol dire guardare è un iterativo del verbo guardare, quindi tenere presente, è molto legata alla parola dignità, che è un'altra cardine del nostro sistema, passa attraverso questo duplice applicazione. L'architrave del rispetto delle leggi, senza le quali non potremmo semplicemente stare insieme. Ogni ordinamento ha bisogno che ci siano delle regole condivise e rispettate, non soltanto sulla carta, ma anche che quelle leggi siano sempre orientate a rispettare tutti gli aspetti della persona umana, che è il principio e il fine ultimo di ogni sistema giuridico. Le sue parole, procuratore, le parole più importanti per il concetto di legalità? Ma siccome la ministra Cartabia, che non per nulla è ministra della giustizia, ha trattato delle parole proprio che si riferiscono alla giustizia, il rispetto delle leggi e tutto quello che ha appena detto, io devo in pochi secondi scervellarmi, ma sto scherzando, per trovare un'altra, anch'io una sola, un'altra parola che può adattarsi, a mio avviso, al concetto di legalità. Ed è una parola che è rappresentata da, se la facessimo, se riuscissimo a farla, da una foto complessiva di questa meravigliosa aula che ci ospita oggi, in questa formazione. E la parola è comunità. Qui dentro oggi è rappresentata una comunità. Ci sono gli uomini di legge, ci sono gli uomini di cultura, ci sono gli uomini dell'informazione, ci sono gli uomini di studio, ci sono i professori, ci sono gli studenti, ci sono i politici. C'è qualche magistrato per avventura, ce n'è uno purtroppo in pensione, anzi più di uno purtroppo in pensione, che ci piacerebbe avere ancora nel pieno esercizio delle loro funzioni. Ebbene, questa comunità che oggi viene rappresentata è qui perché è tutta interessata alla legalità, alla promozione della legalità, al rispetto della legalità. E il rispetto della legalità e il mantenimento della legalità si può fare, è già stato detto, non è un compito che può essere abbandonato e lasciato solo a magistrati, forze dell'ordine e così via, è stato detto tante volte, si può fare solo se lo si fa tutti insieme, cioè se lo si fa in comunità. Fabrizio Gifuni ci ha dato, attraverso le sue due letture, degli spunti su cui ciascuno potrebbe consentire di discutere per una giornata intera, ma proprio quei principi
non odiare. Non odiare significa stare in comunità, ed è questo che noi dobbiamo affermare. È la parola che io oggi vedo in questo specchio che mi trovo di fronte. Grazie. Dal mio piccolo, io faccio un lavoro da giornalista, aggiungerei un concetto, se posso, che è la lotta alle diseguaglianze, che secondo me è un concetto molto importante, nel senso che, ed è un concetto giusto, nel senso che è confronto ed è comunità, perché comunque è un tale obiettivo che è difficile da raggiungere, no? Perché il mondo, lo vediamo, nel mondo le diseguaglianze stanno addirittura aumentando. Ecco, se si riuscisse un pochettino a diminuire questo divario, forse sarebbe anche più semplice mantenere la legalità. Comunque, detto questo, io volevo ricordare ai ragazzi, agli studenti, che la ministra Cartabia, e lo dico con orgoglio, è stata anche presidente della Corte Costituzionale ed è stata la prima donna a diventarlo, e dunque per noi ha un valore per tutta la comunità, giusto appunto. E proprio alla ministra Cartabia ci sono alcuni studenti, io direi che le domande le possiamo fare una di seguito all'altra, quelle rivolte alla ministra. Quindi la prima è Viola Scalmana, spero di averlo detto bene, è del quarto liceo scientifico, sempre di Pesaro, e poi c'è Giulia Baiani, del quinto di Guidonia, e poi c'è Martina Toniolo Summer del secondo liceo Manfredi Azzarita. Allora, prego, la prima domanda di Viola. Buongiorno. Allora, Platone, nel suo dialogo più importante, la Politeia, affronta il discorso della giustizia. Anche Aristotele affronta questo importante argomento spiegandoci la giustizia retributiva, secondo la quale un reato si paga attraverso una pena. Invece, nella sua riforma si parla di giustizia riparativa. Ci può spiegare meglio in che cosa consiste e come possiamo educare una coscienza collettiva a questo nuovo tipo di giustizia? Quindi, giustizia riparativa, prima domanda. Seconda, Giulia. Giulia, eccola lì. Nell'ambito del progetto La giustizia adotta la scuola, abbiamo letto alcune pagine del libro dell'incontro, in cui si racconta un'esperienza di dialogo tra vittime e responsabili della lotta armata degli anni 70. Un'esperienza di dialogo che fa propria la lezione della giustizia riparativa, nella certezza che il fare giustizia non possa e non debba risolversi solamente nell'applicazione di una pena, ma nella condivisione di una memoria e di una verità. Ritenete che la giustizia riparativa sia uno strumento applicabile per una rilettura degli anni di piombo? In quali altri ambiti potrebbe essere utilizzata? Grazie. Grazie. La terza domanda di Martina. Signora Ministra, ritiene che andrebbero attuate delle nuove riforme all'interno delle carceri? In che misura e in quali termini? Rivolte a garantire e soddisfare in primis quali priorità. I detenuti, oggi, sono realmente l'espressione del principio di rieducazione della pena? Le rivolte nelle carceri, sicuramente in misura ridotta rispetto al passato, possono essere associate ad un segnale di attenzione, ad un malessere generalmente diffuso del detenuto? Il reinserimento nella società, al termine della detenzione, è adeguatamente filtrato dallo Stato? Ecco, Ministra, sono domande non semplici. Il discorso sulla giustizia riparativa è molto interessante, ma insomma quello sulle carceri, sulla situazione delle carceri, ricordiamo anche che i suicidi sono aumentati purtroppo e sono frequenti. Prego. Grazie per le domande profondissime che state ponendo e che pongono dei temi molto, molto, molto seri, molto gravi. Abbiamo pochi minuti, perciò posso soltanto darvi qualche inizio di risposta per un lavoro che deve proseguire. Innanzitutto, la giustizia riparativa
è uno dei capitoli della riforma della giustizia penale che è stata approvata dal Parlamento e dal Governo ultimamente con i decreti. Io vorrei innanzitutto farvi comprendere una cosa, ragazzi, a chi ha chiesto della giustizia riparativa. Non è qualcosa che sostituisce la giustizia penale. È qualcosa che può fiorire accanto se le vittime, se i rei liberamente acconsentono, ma accanto al percorso penale che noi conosciamo. Questo lo dico perché tante volte ci sono un po' di equivoci, ma la giustizia riparativa, così come l'abbiamo recepita nelle riforme, nasce da esperienze già esistenti, non è stata inventata da qualcuno a tavolino. In Italia, ma anche all'estero, ci sono quello che avete citato voi, il libro dell'incontro, è sicuramente una delle esperienze più forti che ci sono state nel nostro paese, perché coinvolge proprio le vittime e gli autori di reato del terrorismo di quegli anni lì, di cui abbiamo parlato proprio in tutta questa nostra mattinata. Ma ci sono altre esperienze di giustizia riparativa interessantissime, come quelle per esempio del terrorismo basco, il caso di ETA. Io non so se voi l'avete studiato, fatevi dire che cos'è stato ETA per la Spagna, i Paesi Baschi che erano in lotta, diciamo così, con almeno una parte, diciamo, di militanti armati per un'autonomia, un'indipendenza dei Paesi Baschi dal resto della Spagna. Ma all'origine ancora più profonda della giustizia riparativa c'è l'esperienza del Sudafrica, dopo l'apartheid, la rinascita di un paese. Come voi vedete, la giustizia riparativa inizia in esperienze di fatti gravissimi, stragi, terrorismo, discriminazioni, genocidi, cioè fatti che, per usare un'espressione che non è mia, è un titolo del libro di Antoine Garapon, dice: ci sono crimini che non si possono né perdonare né punire. Attenti, non perché non si possano punire, perché non devono essere messi in carcere gli autori di questi crimini, per carità, ma che è come se non bastasse mai. Sono fatti così indicibili, omicidi generalizzati, terrore che si sparge in tutto un paese, in cui la giustizia penale, che deve fare il suo corso, bisogna fare i processi, tutte le vittime chiedono i processi, bisogna accertare la verità, bisogna accertare le responsabilità, anche quando funziona al meglio, quando si arriva veramente ad accertare le responsabilità, e quante ce ne sono ancora che devono emergere su tanti fatti anche della nostra storia, soprattutto alle vittime non basta mai. I conti non tornano mai, anche quando la giustizia è tante volte funziona e ha funzionato. Allora, perché nasce la giustizia riparativa? Che cos'è? Non è uno sconto di pena, non è un beneficio penitenziario, non è il beneficio che viene dato ai collaboratori, non ha niente a che vedere con le forme di attenuazione della pena, non c'entra nulla. Cos'è la giustizia riparativa? È una possibilità offerta alle vittime che lo decidano liberamente e agli autori dei reati di incontrarsi con l'aiuto di un mediatore. Ragazzi, provate a pensare a un litigio fortissimo che avete avuto con un vostro amico, una vostra amica, una vostra fidanzata. Non si riesce più a parlarsi. Si tiene dentro quella ferita come qualcosa che ti logora, da cui non, una prigione da cui non riesci a liberarti.
una prigione. Allora, perché è nata la giustizia riparativa? Per offrire la possibilità innanzitutto alle vittime di liberarsi, non di dimenticare, ma di non rimanere inchiodati a quel momento in cui gli è stato fatto un male così grave. Se qualcuno arriva a dire non dimenticare, non odiare, è perché non è rimasto inchiodato solo nel ruolo di vittima. E l'incontro a tu per tu con chi ti ha fatto quel male è un percorso che può essere liberatorio. Anche perché l'autore del reato, un conto è pagare genericamente il conto astrattamente allo Stato o alla società, un conto è guardare negli occhi la persona a cui hai ucciso, il marito, il padre, il figlio. Allora, giustizia riparativa, secondo binario, non in alternativa, non deve interferire con la giustizia penale. Può essere una possibilità in più per offrire un percorso umano che faccia assumere le responsabilità a chi ha commesso dei reati di fronte a chi ha subito quei reati. È dura la giustizia riparativa. Cioè, risponde a un'idea di reato che non è la violazione di una regola, è la violazione di una persona. E quando tu guardi in faccia quello a cui hai fatto del male, gli hai dato un pugno in faccia o qualche altra cosa di peggio, la tua responsabilità è più grave, la senti di più nella tua carne. E per le vittime guardare in faccia chi gli ha fatto del male ridà una dignità di persona, gli puoi chiedere perché. Perché a me? Puoi capirti, la giustizia riparativa serve a ristabilire una verità e una possibilità di rapporto che non è diventare amici, non è neanche necessariamente riconciliarsi, ma potersi guardare in faccia come persone. Io non vado oltre perché è difficilissimo da spiegare, anche per me è stato molto difficile capirlo. Io l'ho scoperto qualche anno fa proprio attraverso il libro dell'incontro. Se vi interessa questo aspetto, a voi ragazzi, ma anche agli operatori del mondo della giustizia, io vi consiglio di ascoltare i testimoni. Perché quando voi ascoltate un incontro, per esempio, tra Agnese Moro e Adriana Faranda, sentite delle parole molto più autentiche e molto più convincenti di quelle che vi posso dire io. Ci sono tante persone che si stanno spendendo per far conoscere questa loro esperienza. Ascoltate i testimoni. L'unico modo per comprendere la giustizia riparativa è ascoltarla dalla viva voce di chi ci è passato attraverso. C'è uno splendido film, dopo dico una parola sul carcere, ma proprio una, che ho visto proprio qualche giorno fa qui a Roma al Festival del Film Spagnolo e Latinoamericano, che è sulla storia dei Paesi Baschi dell'ETA, che è la storia di Mari Schabel, che è una donna a cui hanno ucciso il marito, ed è un film che vi fa partecipare, è un documentario, non è un film, non è una fiction, e come dicevamo prima i film servono. È straordinariamente efficace per capire di che cosa si tratta. Uscirà nei circuiti, non è che voglio fare la pubblicità per qualche ragione commerciale, ma perché mi è sembrato molto efficace. Una parola sul carcere. La Costituzione dice che il carcere serve alla rieducazione, ha uno scopo che è quello della risocializzazione. Cosa c'è bisogno? Ci sono bisogno di riforme, c'è bisogno tantissimo. Il nostro carcere ha molto bisogno di interventi per diventare davvero quello che la Costituzione prevede. Io vi dico solo una cosa, ragazzi, l'ultimo minuto di attenzione. Cos'è il carcere? Cos'è la pena detentiva? È che io per un pezzo del tuo tempo di vita ti separo dagli altri, ti metto appunto in un'altra condizione, vivi in carcere, quindi ha a che fare col tempo, perché la pena è commisurata in termini di tempo, 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 10 anni, 30 anni, dipende dalla gravità dei fatti. Come fa il carcere a rispondere alla finalità che gli è stata data dalla Costituzione?
Dipende come si usa quel tempo. Se il tempo è vuoto, è solo aspettare che finisca, non sarà un tempo rieducativo. Molto probabilmente è un tempo che o lascia la persona come prima o addirittura rischia di peggiorare la sua inclinazione, diciamo così, al crimine. Deve essere, quindi non può essere un tempo vuoto, deve essere un tempo pieno di proposta. Per questo abbiamo lavorato tanto per occasioni di lavoro, per far studiare, per dare una possibilità di migliorare le proprie possibilità di reinserimento, ma anche di proposta di riesame del proprio vissuto, del proprio agito. Oltre che far fare delle cose, il teatro aiuta, la cultura aiuta, lo sport aiuta, il lavoro aiuta tantissimo, ma servono momenti in cui la persona possa essere accompagnata a capire, a riesaminare quello che ha fatto. Perché hai rubato? Perché hai fatto saltare per aria un traliccio? Perché hai ucciso? Perché spacci droga? Fare questo lavoro è indispensabile perché possa essere veramente un tempo rieducativo. Terzo, quindi non vuoto, ricco di proposte, comprese la possibilità di riesaminarsi. C'è un libro pazzesco, Stefania Albertani, che fu autrice di un reato efferato, ha bruciato la sorella, che racconta tutto il suo percorso. Un libro, lo dico perché è pubblico, se no non mi permetterei di dirlo, ma è una cosa da leggere per capire che cosa può essere in positivo il tempo del carcere, ma deve essere anche un tempo che consente a guardare fuori, a preparare al fuori chi è in carcere. Perché, ed è l'ultima parola che dico, l'altro giorno sul Corriere c'era, Corriere Milano, c'era il racconto di un gruppo di studenti più grandi di voi, erano studenti universitari che erano andati a fare una visita a San Vittore e avevano dialogato con dei detenuti. Uno di questi detenuti dice: dobbiamo essere accompagnati, abbiamo bisogno di essere accompagnati soprattutto nei momenti in cui siamo più fragili. E aggiunge, attenti ragazzi, questo a me ha colpito tantissimo, il momento di maggiore difficoltà è quando si avvicina la fine della pena. E a riprova di questo fatto, l'ultimo suicidio a Sollicciano, Azdine, un ragazzo che si è suicidato a pochi giorni dalla fine della sua pena. Perché? Questo ragazzo che rilasciava l'intervista al Corriere dice: perché per alcuni di noi là fuori c'è il nulla. Allora, perché il carcere possa essere veramente conforme alla sua funzione rieducativa, certamente l'amministrazione penitenziaria deve fare tantissimo, deve proporre tutte le cose che abbiamo detto prima e tante di più, garantire sicurezza, ordine. È complicato il mondo del carcere e l'amministrazione penitenziaria e la polizia fanno un lavoro straordinario che non vede mai nessuno. Ma se ci sono dei fallimenti, la recidiva, peggio ancora i suicidi, la malattia mentale, questo interroga non solo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Ministero della Giustizia, interroga tutta la società. Grazie alla Ministra Cartabia veramente per questa ultima risposta. Chiedo al Procuratore Lovoi se vuole aggiungere qualche cosa. Brevemente, prego. Mi scuso con i ragazzi che dovevano fare altre domande, ma come avete visto siamo andati un po' lunghi, avrete modo comunque di farle negli incontri che la Fondazione Occorsio organizza durante l'anno. Prego, procuratore, se vuole aggiungere brevemente. Grazie, qualcosa. Sì, in maniera estremamente breve, perché l'abilità della Ministra Cartabia ha fatto sì che ella sia riuscita a condensare in poche parole ciò che avrebbe richiesto due giorni, se non due settimane, di discussioni e convegni. Mi limito a due brevissime osservazioni, perché tradirei la mia natura
il mio mestiere, il mio interesse per la verità, se non le riferissi e se non dessi questi brevissimi spunti. Giustizia riparativa, è stato detto, è qualcosa di parallelo, non si sostituisce, non si aggiunge, non modifica la giustizia ordinaria. Potrei anche proclamare la mia indifferenza al tema, se non fosse che qualche tempo addietro mi è capitato di avere a che fare con un personaggio che nella sua vita ne aveva commesso di tutte, stragi, omicidi, reati dei peggiori, il quale a un certo punto aveva deciso di chiamarmi o comunque di prendere contatto con me, non perché volesse fare il collaboratore di giustizia, non gli interessava, ma perché aveva bisogno di parlare per raccontare quello che aveva fatto, per ammettere tutti gli efferatissimi delitti, i gravissimi reati che aveva commesso. Perché mi disse, in galera da decenni, a questo punto sento il bisogno di farlo. Ecco perché non riesco ad essere indifferente davanti al tema giustizia riparativa, perché se anche una delle sue innumerevoli, se anche uno dei familiari delle sue innumerevoli vittime riuscisse a creare quel rapporto, quel filo, quel collegamento tra il dolore subito e le ragioni, i motivi di chi lo ha inferto, già questo unico, fosse uno solo, questo unico risultato sarebbe un enorme passo avanti. Carceri e rieducazione. Faccio il magistrato da 41 anni, ne sento parlare da 41 anni, se ne parlava prima, se ne continuerà a parlare, è stato già detto, è una delle cose più difficili. E purtroppo c'è ancora molto da fare. E siccome ci tengo ancora una volta a testimoniare ciò che è accaduto in passato e ciò che era la verità, tutto quello che si deve fare va fatto, ma va fatto per evitare che si ripeta ciò che è accaduto in passato, perché io non riesco a dimenticare, perdonatemi, posso pure perdonare, ma non riesco a dimenticare che il 23 maggio del 1992 in diverse carceri italiane, a cominciare dal Lucciardone, i detenuti festeggiarono e brindarono alla buona riuscita della strage di Capaci. E lo stesso si ripeté a 57 giorni di distanza il 19 luglio del 92, così come era avvenuto negli anni precedenti, nei decenni precedenti, in occasioni simili di grandi delitti eccellenti. Ecco, certo che va costruito un carcere migliore, un percorso migliore, una via d'uscita migliore, una via d'uscita migliore. E però, allo stesso tempo, evitiamo che si ripetano, evitiamo danneggiare quegli strumenti che hanno consentito di agevolare un percorso di allontanamento dalle stragi, dai reati più gravi, ed evitiamo che si possano ripetere vicende di quel genere. Grazie. Grazie, grazie molte. Allora, noi non abbiamo ancora finito, abbiamo una parte molto importante, ma io libero e ringrazio per la loro disponibilità e per il confronto con gli studenti, la ministra Cartabia e il procuratore Lo Voi. Grazie per essere stati con noi. Grazie.